che dire, insomma, per la comunità montana Partenio? È stato un lavoro abbastanza certosino, insomma, quello che è stato fatto per questi 2 anni di amministrazione con la mia presidenza. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte, insomma, della giunta e di tutti i delegati delle amministrazioni comunali che hanno aderito a quell'amministrazione, perché il risultato poi si è visto, oltre al rapporto con gli OTI e quindi con le programmazioni, con i pagamenti, insomma, nel tenere un'attività abbastanza, diciamo, in linea, ecco, anche con le attività che dovevamo svolgere, ma non solo, abbiamo anche fatto una progettualità per recuperare veramente le arterie importanti di collegamento, e queste progettualità sono state fatte attraverso anche l'accelerazione di spesa, dove la comunità montana non è risultata assente, anzi ha fatto un grande progetto, quindi per questa panoramica che viene dalla zona della Valle Caudina, quindi che viene a collegarsi direttamente con l'area di Avellino e attraverso ovviamente Montevergine, dove c'è già, insomma, questo tratto di strada, ma è ovviamente un tratto pericoloso dove ci sono frane, dove è stato per anni abbandonato e dove i cittadini dell'area della Valle Caudina si aspettavano da oltre 20 anni un intervento di questa portata, e che questa amministrazione, mettendo da parte tutte le altre progettualità che pure erano importanti, ha ritenuto di accogliere le istanze della Valle Caudina facendo approvare nel processo di accelerazione di spesa un finanziamento di oltre 2 milioni di euro. L'amministrazione Biancardi ha dato gran peso alle istanze che provenivano dagli amministratori della Valle Caudina, e quindi anche con contributo di Francesco Capuano, il sindaco di Rotondi, quello anche di Cervinara, per quello che hanno potuto contribuire, e in giunta abbiamo approvato questo progetto che poi la Regione Campania ha ritenuto finanziabile. Credo che entro fine mese potrà anche avviarsi l'inizio dei lavori.